Grazie, grazie dell'invito. Abbiamo già avuto modo qualche mese fa di fare un incontro da remoto in cui abbiamo avuto modo di apprezzare le dimensioni, il valore, la valenza del vostro comparto e allo stesso tempo la necessità di sostenere un comparto che è sicuramente è andato molto in difficoltà con la pandemia, come purtroppo altri. Allora discutevamo di codice Ateco che non c'erano, qualcuno l'abbiamo recuperato, ma già da allora, e su questo è l'unica nota positiva che vedo finora, ma già da allora si era posta la questione di ragionare guardando le filiere e non guardando i codici Ateco. In particolare per voi questo diventava un tema decisivo. Mi pare che il decreto sostegni introduca questo approccio e questo è un dato positivo. Il dato negativo è il tetto di fatturato al di sopra del quale non ci saranno in questa tornata ristori e non credo che 200 milioni previsti per la garanzia dei crediti per le aziende vostre siano sufficienti. Il governo ha in programma un altro decreto con un altro stanziamento significativo. È evidente che le vostre aziende, le aziende che sono rimaste fuori, le filiere che sono rimaste fuori anche per la dimensione che hanno, dovranno rientrare in quel provvedimento. Aggiungo, io credo che sia importante, adesso, al di là dell'emergenza attuale, io credo che io sono disponibile, noi siamo disponibili a fare un ragionamento, anche parlamentare con voi perché il tema che si poneva, cioè il fatto che lo smart working cambia tutto e probabilmente cambierà tutto. Lo cambia per le città, lo cambia per voi e quindi si tratterà di ripensare e riconvertire una serie di realtà. E credo che sia bene questo farlo condividendo una direzione politica, una direzione economica dei provvedimenti da prendere. La nostra disponibilità c'è e mi fermo qui ringraziandovi ancora.